Oggi non rompiamo le scatole, le facciamo! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì ragazzi, basta rompere le scatole, creiamole noi e creiamole con un semplice cartoncino e un po' di colla. Vedrete quanto è semplice creare diversificati modelli di scatolina da regalare ai nostri affetti più cari. L'importante è iscriversi al canale, condividere questo video, venirmi a trovare su Facebook e soprattutto su Instagram, dove c'è un rapporto continuo e diretto, e naturalmente seguirmi subito sul piano di lavoro. Spostiamoci di là e andiamo a vedere una bella scatolina come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre scatoline multiuso, facili da usare e sempre pronte da avere in pochi minuti. Della colla acetovinilica, io uso questa per una questione di celerità, ma potete anche usare la colla vinilica, è la stessa identica cosa, cambiano i tempi di asciugatura. Righelle squadretta, ungulino per praticare delle pieghe, matita, forse ci occorrerà il cutter, è una stecca d'osso che non vi serve, io ce l'ho e la utilizzo per piegare la carta. E ovviamente ci serviranno un paio di forbici, un compasso e dei cartoncini che siano abbastanza spessi. Io li ho da 270 grammi. E sono l'ideale, non troppo spessi perché poi non si piegano, quindi che abbiano una bella struttura ma che siano ancora ben flessibili. Cominciamo subito. La prima scatolina la farò tonda e la farò di due colori differenti. Poi per abbellirle abbinerò la mia ortensia di carta, ve la ricordate, che adagerò su questo colore, ma voi potete anche lasciarle così in purezza o mettere sopra la scatolina quello che vorrete, anche un semplice fiocchetto. E cominciamo proprio da ricavare quelle che saranno i fondi, il tappo della nostra scatolina. Lo faremo con un compasso, o se non avete un compasso niente paura, io in questo caso faccio come fareste voi a casa, prendo una forma tondeggiante e la ricalco per 4 volte. E adesso ritagliamo i 4 cerchietti che, come vi dicevo, possono avere qualunque dimensione noi desideriamo. Fatti i 4 tondini, dobbiamo fare il bordo di chiusura del tappo della scatolina. Quindi, sempre con lo stesso colore di carta, decidiamo quanto vogliamo che sia profondo, quindi l'incastro della nostra scatolina. Io desidero che la profondità di aggancio sia 1,5 cm, quindi taglierò 2,5 cm. Ora vi spiego il perché. Quindi prendo 2,5 cm segnando 1,5 cm più un altro centimetro, ok? E a 2 cm faccio una piega con il bulino. Quindi prendo il mio bulino e piego la carta, perché questa sarà una parte che appunto dovrò piegare. Taglio. Ovviamente accertatevi che la striscetta che avete tagliato ci stia nella circonferenza. Tagliamo creando dei triangolini e dei piccoli trapezi, così. Facile, basta lasciare mezzo centimetro alla base, tagliare, quindi ricongiungere l'apice, poi lasciare un altro mezzo centimetro e ricongiungere l'apice. Se non sarete precisi non ci farà assolutamente nulla, il lavoro verrà bene lo stesso. A questo punto pieghiamo in dentro tutte le frangine che abbiamo tagliato, prendiamo uno dei dischi che avevamo tagliato prima, sporchiamo il margine, tutta la circonferenza con la colla, così, e poggiandoci sul margine, così,
facciamo in modo che si attacchino tutte le frangine. Mentre ancora il lavoro è fresco, giriamo, eliminiamo la parte in eccesso della frangia e della circonferenza, e io faccio in modo che dal dentro le due parti combacino e si chiudano perfettamente, così. Quindi butto in basso, faccio in modo che tutto prenda la giusta forma, e con un punto di colla, voilà, unisco anche i due lembi esterni. E come vedete, in questo caso nel tappo io ho messo la parte interna e sopra ho appiccicato la frangina sopra la parte interna, così. E poi su di essa andrò ad appiccicare un altro dischetto per coprire tutte le frangine, così. Voglio fare la scatolina nella parte inferiore. Prendo il foglio di carta a contrasto, decido quanto voglio sia alta la mia scatolina, e in questo caso è facile perché voglio che sia alta così quanto la mia riga. Quindi mi piace proprio questa altezza, non troppo alta e non troppo bassa, saranno 3,5 cm. Quindi prendo i miei 3,5 cm, li traccio tutti e come al solito metto un centimetro in più per creare la frangina anche da quest'altra parte. Segno quella che poi sarà la piega e taglio il resto. Se hai avuto la pazienza di arrivare fin qui, ti faccio vedere un metodo più veloce per tagliare le frangine. E allora, parti sempre. Voilà. Col tagliabalze si fa molto prima. Dopo aver tagliato la nostra frangina, come sempre, arrotoliamo la carta in modo che la fibra metta in memoria la curvatura, ok, e pieghiamo la nostra frangina. E vi metto il tappo qua per farvi capire la differenza. Prendo un cerchietto su cui verso la colla, piano piano, adagio all'interno, però questa volta vedo che c'è molto disavanzo, quindi prendo le forbici e taglio il disavanzo che ho, perché effettivamente è troppo. Metto un po' di colla anche sul margine in disavanzo, così, e adesso piano piano faccio aderire, voilà. Quindi quello che avremo sarà da una parte il tappo con i margini e le linguette fuori, mentre il contenitore, le linguette dentro e il tappo fuori. Questo farà sì che i due pezzi siano uno incastrabile nell'altro, perché se noi li facessimo tutti e due nella stessa maniera combacerebbero. Invece questo mettere fuori dal bordo la parte delle linguette fa sì appunto che la parte superiore venga accolta così dalla parte inferiore. Non dimenticate questo passaggio, perché sennò non vi risultano le scatoline, non viene bene il lavoro. A questo punto una leggera rifinitura, quindi cosa facciamo? Punto di colla e mettiamo nella parte superiore, e anche nella parte inferiore prendiamo un bel po' di colla, il cartoncino, sporchiamo tutto
e infiliamo dentro. Voilà! A questo punto la nostra scatolina è pronta. Possiamo adesso semplicemente abbellirla con ciò che abbiamo a disposizione. Ecco qua, una scatolina perfetta da regalare a chi vogliamo bene, magari proprio per San Valentino. E adesso facciamo una scatolina a forma di cuore? Dai, cominciamo subito! Bene, adesso con questa sagoma, come prima, faccio 4 basi. Quindi le ritagliamo. Per la scatolina, anche in questo caso, segno per il tappo 1,5 cm di altezza più 1 cm di frangia, ma in questo caso faccio 2 strisce perché la forma a cuore richiede più perimetro di carta, più lunghezza. Ok, mentre per lo spessore della scatolina vado sempre con i miei, vado di 4 cm più 1 per le frangine. Pratico tutte le pieghe adesso. E pratico anche i tagli. E faccio le frangine su tutto. Finite le frange, taglio a metà la striscetta che ho preparato, metto l'adesivo su ogni singola faccetta e, partendo dall'interno, così giro attorno al mio cuore, piego 0,5 cm su cui metto un punto di colla e anche sulla frangina, così come su tutte le altre frangine. Infilo qui facendo combaciare bene e comincio a rigirare tutto attorno il mio cuoricino. Manca un ultimo pezzettino. Piego al centro, piego le frangine, ma prima di alloggiarlo con la matita segno i punti in cui incontro la carta e quindi metterò la colla nella parte che combacia con la carta precedente in tutte le frangine e vado a fare alloggiare ben bene il mio tappino. Quindi questo sarà il tappino che andrà ricoperto. Stessa cosa con la parte esterna. Piego a metà un bel po' di colla sul margine e dall'angolo, così, a costruire il mio cuore. Anche qui pieghiamo un cartoncino a metà, tagliamo anche qui la frangia, 1, 2, metto sia su questa parte che sui bordi . Vediamo se chiude. Ok, chiude. Inserisco all'interno il cuoricino, così viene tutto pulito, e
incollo all'esterno l'altro. In queste forme è possibile che i margini non vi vengano esattamente come pensavate voi, perfetti, e allora un ottimo modo per camuffarli è mettere lungo tutto il bordo della scatolina un po' di colla e con molta attenzione appiccicare un bastoncino in ciniglia o della passamaneria. Col bastoncino in ciniglia viene un amore. E taglio l'eccesso, voilà, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Semplice semplice, di grande effetto, una scatolina che potrà contenere un regalo pieno d'amore per la persona che amate, ma potete anche abbellirla con dei fiori di carta, insomma sbizzarrite voi la vostra creatività, o farla tutta glitterata con del foamy, come preferite. Facciamo adesso l'ultima scatolina, quella quadrata. Di piegare i tagli nella scatola quadrata dobbiamo avere un'accortezza. Noi sappiamo che ogni lato del nostro della nostra scatolina è 9 centimetri, quindi puntiamo ad ogni 9 centimetri. Qui pratico le pieghe e qui dove pratico le pieghe taglio il triangolino in modo da far sì che quando io piego il lato lui venga su bene. Taglierò tutti i margini esterni voilà, così. Benissimo, questa però voglio abbellirla con una bella gerbera, la gerbera che ho fatto con voi qui sul canale. Vi lascio qui il link del video per creare una scatolina super primaverile, super bella. E anche questa scatolina è bella e pronta per essere regalata. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao. Visto che è semplice creare le nostre scatoline, la base è uguale per tutti, poi personalizzatela nei mille modi della vostra creatività. Io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile per il futuro. Mettetelo tra i preferiti e andatelo a consultare quando ne avrete bisogno, e sono certa che ne avrete bisogno, perché spesso compriamo degli oggettini, dei pensierini carini e non sappiamo come confezionarli, così il problema è risolto. Mi raccomando, in scatolami un bel pollice in su, una bella condivisione, e diamoci appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!